Buongiorno Gabriel, benvenuto a Fiume. Quali sono le tue prime impressioni della città? Grazie mille, molto contento, felicissimo di essere qua, era quello che volevo, quindi non vedo l'ora di iniziare. Come mai hai scelto Fiume, Rijeka? Perché è una società storica, il campionato è un campionato importante, conosco anche delle persone che sono state qua e conosco anche i giocatori che erano qui e me ne hanno parlato tutti benissimo, lo stadio, le strutture sono ottime per lavorare, quindi non vedo l'ora di iniziare. Perfetto, e nella quale posizione ti senti meglio sul campo? Ma diciamo che io ho fatto tanti ruoli, faccio prevalentemente un esterno, sia quinto, terzino, esterno alto, sia a sinistra che a destra, quindi sono polivalente, posso fare tanti ruoli, non è un problema. Perfetto, e quali sono le tue migliori qualità? Ma diciamo sono uno che dà tutto in campo, che ha tanta mentalità, sono uno di gamba, di corsa, e con un buon mancino, quindi sono uno con anche spiccate doti offensive. Quindi questo. Ottimo. Conosci la Liga croata e il calcio croato? Sì, ho, come dicevo, ragazzi che conosco, che giocano qua, che hanno giocato, che me ne hanno parlato, conosco tante squadre di questo campionato, quindi non conosco tutto ovviamente, però ho una buona base. Allora dici, hai parlato con i nostri giocatori prima di aver venuto, con Anton Krešić, che lui anche giocava in Atalanta? Sì, ho parlato con Anton più volte, lui appunto mi ha consigliato di venire, che c'era tutto al top per far bene, quindi anche lui mi ha dato una spinta in più verso venire a Rijeka. Ottimo, e per la fine quali sono le tue aspettazioni nel jersey di Fiume? Beh, sicuramente risollevare la classifica, tirare su la squadra e fare ovviamente il meglio possibile, darò tutto me stesso, quindi riportare Rijeka in Europa anche l'anno prossimo. Thank you.